La storia di Flash, di come abbia ottenuto i superpoteri, è quanto di più vicino ad un cliché si possa mai trovare in un albo a fumetti. Se voi non sapete come far ottenere i superpoteri ad un supereroe, fategli fare la cosa più banale che vi viene in mente. Gli fate subire un grosso infortunio che, invece che ucciderlo, gli regala dei poteri soprannaturali. Nel caso di Flash, infatti, la situazione è questa. Un tale Barry Allen, della polizia scientifica, si ritrova in una notte particolarmente tempestosa all'interno di una stanza piena zeppa di reagenti chimici non meglio definiti. Contro ogni indicazione della mamma, decide di starsene appollaiato vicino alla finestra come se fosse un gufo su un trespolo. Un fulmine decide bel bello di entrarsene proprio dalla finestra. Super kaboom, e lui si ritrova completamente ricoperto di reagenti chimici e penetrato da qualche milione di volt. Ma visto che siamo in un fumetto, invece che restarci secco, ne esce solamente un po' rincoglionito, e quando appunto esce dalla stanza, si rende conto, in un modo non troppo diverso da Jim Carrey che realizza i veri poteri del divino, di avere ottenuto, di aver acquisito la super velocità. Bella storia, eh? Lo so. Lo so cosa state pensando, anche a me ricorda What Women Want con Mel Gibson. Cosa? Ah, avete meno di 35 anni, non sapete chi cazzo sia Mel Gibson o che film sia What Women Want. Va bene, beati voi, l'importante comunque è che questa sia la storia di Flash, non di un uomo che sente i pensieri delle donne, ok? Andiamo avanti. Quindi, tornando a noi. Nel corso degli anni Flash ha guadagnato una serie di abilità particolari come diretta conseguenza di questa sua velocità supersonica. Per esempio, per citarne solo alcune, ha provato a camminare in verticale sopra i palazzi, oppure a camminare sull'acqua, ha causato onde d'urto gigantesche al suo solo passaggio, subito dopo di lui, oppure ha fermato dei proiettili, semplicemente con le mani. E andando con ordine, vediamo che il primo punto di questo elenco non è neanche un problema particolarmente grave, visto che nell'ultimo video, quello di Superman, abbiamo visto che lui era in grado di superare, quindi di sorpassare in altezza con un semplice salto, palazzi di 200 metri d'altezza, semplicemente staccandosi da terra a circa 225 km/h. Flash, che corre a velocità molto più elevate di questa cifra, non avrebbe quindi problemi a superare in altezza palazzi anche di 300-400 metri d'altezza. Però in questo caso sarebbe più giusto dire che non sta veramente correndo in verticale, li sta saltando esattamente come faceva Superman. Perché se lui dovesse camminare, quindi appoggiare i piedi e correre come se fosse su una superficie orizzontale, ma sulla parete verticale di un muro, quindi di un edificio o di un palazzo, al primo passo verrebbe scagliato via dalla parete, allontanandosi come farebbe per sollevarsi da terra. Però, essendo in orizzontale, si allontanerebbe dalla parete. Quindi non è una vera camminata. Possiamo fare finta che questa corsa in verticale sia in realtà un salto e che lui, quando sia in aria vicino alla parete dell'edificio, muova velocemente le zampette in modo che agli occhi di un osservatore esterno sembri che lui stia camminando, anzi, correndo su un palazzo verticale, cosa che però in realtà non è possibile. Questa assunzione però ci impone un'altra regola, cioè se Flash è in grado di fare questo genere di attività, quindi questi salti così particolari, allora il suo corpo, il suo fisico, è in grado di sopportare delle accelerazioni che neanche tutti gli altri supereroi, almeno non quelli kryptoniani, potrebbero sopportare. Quindi dobbiamo aggiungere che Flash è anche particolarmente resistente ad accelerazioni molto spinte. Ci sta? Ci sta. Quindi se chiudiamo un occhio e facciamo questa piccola concessione al velocipede giallo-rosso, dobbiamo dire che per questo punto dell'elenco che abbiamo fatto prima non ci sono grossi problemi dal punto di vista fisico. Tranne per il fatto che c'è un uomo che sta correndo a migliaia di chilometri orari, ma vabbè, quello va bene così. Per discutere del secondo punto, quindi della corsa sull'acqua, basterà fare una minuscola premessa e vedrete che tutto verrà da sé. Quando noi, persone comune o chiunque, cammina o corre su un corpo, che sia solido, liquido o gassoso, quello che ci permette di muoverci su questo corpo, che per noi deve essere per forza solido, è quella che noi chiamiamo reazione vincolare. In parole molto povere, ma proprio poverissime, tipo in parole clochard, ad ogni passo, il corpo contro cui stiamo correndo, sia questo asfalto, strada, terra, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, si allontana, viene spinto via dalla forza del nostro passo. In particolare, se si tratta di un solido, tipo l'asfalto o i fogli di giornale, se sono appoggiati sull'asfalto, e in particolare se si tratta di corpi grandi come la Terra, quella con la T maiuscola, parlo del pianeta Terra, lo spostamento di questo corpo solido praticamente non si verifica neanche e noi possiamo correre e camminare senza che ce ne accorgiamo neanche. Al contrario, se consideriamo un corpo liquido o addirittura gassoso, lo spostamento di questo corpo stesso sarà molto ampio e molto veloce quando lo tocchiamo.
E quindi in pratica è come se il corpo, quindi il nostro punto di appoggio, ci stia scappando via. Per questo non possiamo correre o camminare sull'acqua. Quindi possiamo dire che più un corpo è denso, più è facile camminarci o correrci sopra. Ecco, avrete già capito che per Flash questo non è decisamente un problema, perché la velocità con cui si muove, la velocità a cui corre, gli permette di toccare l'acqua per un intervallo di tempo talmente ristretto che il suo peso non è applicato proprio sulla superficie dell'acqua per un tempo sufficiente a far spostare le molecole. Quindi in pratica è esattamente come se corresse sull'asfalto, su un terreno solido. È lo stesso principio per cui cadere su una superficie d'acqua da una determinata altezza, quindi atterrare su una superficie d'acqua a una determinata velocità, non è piacevolissimo, non è come fare un tuffo in piscina. Le molecole d'acqua, infatti, sopra una certa velocità, non hanno il tempo fisico di spostarsi e di farci sprofondare, quindi affondare nell'acqua, e si comportano come uno strato solido. Quindi atterrare da 100 metri di caduta libera nell'acqua o sull'asfalto. È praticamente la stessa cosa. Ora, anche per Flash, applicare questo fenomeno all'aria è piuttosto complesso perché l'aria, come tutti i gas, ha una libertà di movimento molto maggiore rispetto all'acqua e quindi le molecole si possono allontanare nel momento di contatto molto più velocemente rispetto alle molecole d'acqua. Ciononostante, non ci lascia delusi neanche su questo aspetto, perché qualcosa di figo sull'aria lo possiamo dire comunque. Infatti, se vi è mai capitato di stare vicino a un treno in transito, oppure anche a uno di quei grossi camion che vi passano vicini a tutta velocità, sicuramente vi sarete accorti che subito dopo il passaggio di questi grossi mezzi sentite una sorta di spinta verso il punto da cui sono passati. Ecco, questo fenomeno è causato da un vuoto parziale che si crea subito dopo il passaggio del treno. In pratica, l'aria davanti al treno, quando il treno ovviamente sta andando, viene spinta via, viene letteralmente spostata dal muso del treno. Nel punto in cui però c'è il treno, o almeno nel punto in cui c'era il treno fino a un momento prima del suo passaggio, dopo il suo passaggio non può essere presente aria, perché c'era il treno lì. Quindi in quel punto, che è rimasto libero dal treno, dalla massa, dal volume del treno, si forma un piccolo vuoto e tutta l'aria che sta attorno a quel punto viene attratta verso questo vuoto per colmare questa piccola depressione. Bene, se avete in mente la forza di questo effetto, quando è causata da un treno che viaggia a 300 km/h, immaginatevela causata da un corpo che viaggia a 3000 km/h. È un numero verosimile per Flash, non altissimo ma accettabilissimo. La forza di questo fenomeno ovviamente va moltiplicata per 10, quindi ci sta che Flash crei queste onde d'urto subito dopo il suo passaggio ovunque lui vada, se corre a queste velocità. L'ultimo punto, però tranquilli, questo è super veloce. Come Flash, d'altronde. Beh, per schivare un proiettile non serve neanche una spiegazione. Flash raggiunge tranquillamente le velocità di 1000 km/h, che grosso modo sono quelle di partenza di un proiettile sparato da una pistola. Quindi, se può correre a quelle velocità, può muoversi a quelle velocità, può evidentemente anche schivarlo. Il problema che ci poniamo è: come può fermare un proiettile che va a queste velocità? Ok, Flash eguaglia la velocità quantomeno della sua mano a quella del proiettile, quando sono alla stessa velocità lo letteralmente raccoglie dall'aria e poi ammortizza il suo rallentamento, la sua frenata, un po' come quando ci si fa tirare le chiavi dal secondo piano, che se non le ammortizzi cadendo, non accompagni la caduta, ti ritrovi le mani bucate che neanche Padre Pio. Ok, però fermare un corpo che sta viaggiando a 1000 km/h in uno spazio di 1 metro, 2 metri, quello che volete, non è comunque una passeggiata. Come può farlo senza farsi male? Ecco, la risposta è implicita nella sua possibilità di correre e di saltare a quelle velocità. Mi spiego, se Flash è in grado di sopportare l'accelerazione dovuta al salto che abbiamo descritto all'inizio, vuol dire che il suo corpo, il suo fisico, sono in grado di sostenere determinati livelli di accelerazione, almeno senza danneggiarsi. Quindi il motivo per cui Flash è in grado di fermare un proiettile è che a lui è sufficiente frenarlo, accompagnarlo quel tanto che basta, senza riportare danni. Quindi questo era il video sulla fisica di Flash. Io vi ricordo soltanto in chiusura di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché non immaginate neanche quanto supporto, quanto sostegno, quanto aiuto mi dia. E nel caso vi interessi, vi segnalo che in descrizione sono presenti tutti i link diretti per seguirmi su tutti i social. In particolare vi segnalo il link di Twitch, perché da questa settimana comincerò a fare due live a settimana invece di una sola. Ci vediamo dove volete.